e ciao a tutti gli agricoltori, spero tutto bene. Allora, stamattina molto presto, sono le circa sono le 8, 8:20, e siamo venuti qua in campagna perché, dato che, allora, io ragazzi non ho una trincia a rive, quella a braccio, che personalmente spero di prenderla, però quando non se la si ha, se la si fa con il decespugliatore. Essendo che io sto partendo, non posso pretendere di avere tutto subito, perché si diventa grandi man mano. Quindi si parte al mattino col decespugliatore, si va a fare col decespugliatore. Perché io ho un fosso da tenere pulito, qua dove c'è il mio campo, anzi i miei due, e poi ho un po' di rive da tenere pulito, allora io taglio col decespugliatore, però c'è da venire mattino presto, perché se vieni per dire verso le... se vieni alla 1 del pomeriggio, allora o hai appena bevuto quindi sei ciucco o sei matto, perché vuol dire che ti ritrovi uno stecchito alla 1 del pomeriggio a tagliare col decespugliatore. Io come decespugliatore ho questo componibile qua della Steel, molto semplice, è un componibile, quindi ci può mettere su la motosega, barra quella per tagliare le siepi anche volendo, il soffiatore, un po' di tutto si può mettere su. E allora, aspettate che vi dico che è il Steel KM130R, che parole. E funziona molto bene, mi trovo molto bene con questo decespugliatore qui, è un decespugliatore molto 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 leggero, facile da usare, e io mi trovo bene e uso questo, quindi lo sfrutto proprio al massimo, vedi che poi non scoppierà, perché d'altronde quando lo usi per una stagione, io lo uso molto intensivamente, però funzionano bene, quindi niente da dire. Oggi volevo portarmi un po' con me per farvi vedere comunque anche nella mia piccola azienda agricola, comunque tutti i lavori che ci sono da fare, che sono piccolezze che non vi porto, ma secondo me è bello raccontarvi anche le piccolezze. Quindi poi uso occhialini per la sicurezza degli occhi, anche se tanto in realtà servirebbe la maschera, però io metto sugli occhialini perché già anche di mattino presto fa caldo. Poi facciamo il pieno, guardate che vi porto con me, che vi faccio vedere, perché allora ragazzi, tanti cos'è che fanno? Io conosco tante persone, tanta gente che fa i giardini, che li mette soltanto la benzina. Sbagliato, perché la benzina corre tutte le membrane che ha dentro il decespugliatore, il corpo macchina, che sarebbe tutta questa parte qua fino a qua, che proprio qua dentro c'è la frizione, con queste quattro vie c'è dentro la frizione che fa girare l'albero della testina. Io vabbè, come canestro c'è questo qua, è un vecchietto canestro, ma mi trovo bene e va bene. Allora, questo gli ha fatto una cosa molto intelligente, perché ha questo, ecco, questo sfiato qua, no? Tu cosa fai? Aspetta che vi faccio vedere da vicino, così vedete anche voi, no? Lo prendi, lo fai appoggiare così, lo ribalta testa in giù, clicchi, finché che lui non si riempie, poi quando arriva al massimo, vedete, si blocca da solo e non butti via neanche un goccio di miscela. Questa è una delle cose belle che... questa cosa qui l'ho trovata in papà, è una cosa veramente intelligente, perché almeno non, perché ogni volta con quelli da mettere dentro, con quelli da ribaltare, un po' ne buttavi sempre un po' via. Invece con questo no. Poi, allora, perché parole, i pezzi che ci sono da tagliare sono questi qui, pezzi ci sono da tagliare fino là in fondo, e sono poi questa riva qui, sono questi due qua, però questi qua li faccio dopo, perché sono all'ombra e posso sfruttare lo spazio di posso sfruttare l'ombra, quindi di conseguenza li taglio dopo quando sono all'ombra, e tanto qua c'è l'ombra fino a circa fino al mezzogiorno, qua c'è l'ombra, quindi posso farle anche dopo. Invece qui io sono già al sole, parto subito a fare i pezzi, quelli più belli all'ombra, per dopo poi fare il fosso. Questo qua è il fosso, quello che io devo tenere pulito, perché quando i contadini qua sopra, quindi i fedeli, bagnano, cosa fa? L'acqua viene giù qua da me per andare a intasare il mio terreno, scola giù in questo fosso che adesso è pieno d'erba, che adesso andiamo a pulire. Qua c'è il sole, questo dopo, perché ragazzi, io mi porto sempre dietro il badile, perché è importantissimo, perché almeno io quando vengo di qua, anche che vengo a bagnare ieri sera, sono venuto a bagnare i fagioni di piselli, che è andata un po' male, ma comunque poi vi racconto gli errori che ho fatto. E allora io vengo sempre a pulire i solchi, perché se mai dovessero bagnare, perlomeno sono puliti, non ho alcun problema. Allora, adesso direi che
Magari partiamo dal fosso, tanto dobbiamo partire da uno dei due pezzi. Io direi, ragazzi, che vi faccio vedere che taglio magari un pezzo del fosso, dopo vi faccio un altro un time lapse che taglio invece questo qua, così almeno vedete un po' come cosa faccio, cosa non faccio e niente. Vabbè, paletta sempre comoda, io la paletta la uso sempre, è comodissima, utilissima e veramente niente da dire. Ah, io poi ragazzi come filo uso un filo forestale, e il filo quello, allora, che parole, è il filo quello quadrato, vedete? Quello da 2,7 mm, non so se c'è un filo forse più grosso, adesso non mi ricordo più. Vabbè, questo qua è 215 metri e io di solito compro una testina perché è comodo comprare un rotolino così, e io me lo tiro sempre dietro in campagna, così quando finisco faccio 4 metri, perché qua ci stanno dentro 4 metri, quindi 4 metri sotto, 4 metri sopra, e li taglio e senza problemi mi risolve il problema. Io come misura mi tengo la pala, so che la pala è 1,40 m, faccio più o meno il calcolo e so quante che ce ne sta dentro. Niente, farme, direi che adesso metto giù la camera e parto un bel time lapse, che vedete che taglio tutta la riva, e ci vediamo dopo. A dopo. Seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Allora, eccomi qua Farmer, ho finito di tagliare tutto, ho tagliato tutto, sono un po' stanco e guardate come sono sporco, però sono un po' stanco perché comunque è stato un bel pezzo da tagliare, ho tagliato tutto il fosso, adesso guardate come è bel pulito, quindi se in caso dovrebbero bagnare i contadini, i fedeli qua sopra, l'acqua va senza problemi, guardate come è bel pulito, fino là in fondo tutto bel pulito, ho tagliato tutta la riva di qua così e ho tenuto tutta la riva della qua dietro il muro, ho tenuto tutto dietro qua,
fino là in fondo, tutto tagliato. Così è bello a posto, bello in ordine, bello pulito e siamo tutti contenti. A parte gli scherzi, però sono un po' stanco perché comunque ho iniziato che erano le 8 quando vi ho fatto un attimo a vedere e sono le 11 e mezza, c'è andato un bel po' di tempo comunque, però sono contento perché il risultato è sempre bello. Confido nell'anno prossimo di avere una piccola trincetta a braccio, però ragazzi, una cosa alla volta, si va avanti anche così, comunque viene bene anche così. Allora, direi che questo video finisce qua, spero che vi sia piaciuto, vi sia stato interessante, utile e comunque mi sa che vi porterò più video di questi generi qui, quindi di piccoli lavoretti che io vado a fare quotidianamente. Questo lavoro qui circa lo vengo a fare tra ancora 2 settimane, lo vengo a rifare. E comunque vi porterò con me in questi piccoli lavoretti, adesso vado a pulire i traversanti e poi vado a casa a lavarmi e poi faccio una bella mangiata e poi si va avanti a lavorare al pomeriggio. Ragazzi, fate i bravi, ci becchiamo al prossimo video, ciao a tutti!